paese e da un continente all'altro. Il numero di persone che sono costrette a lasciare la propria terra d'origine ha già raggiunto i 200 milioni, pari alla popolazione del Brasile, il quinto paese più popoloso al mondo. Guardando al futuro, appare evidente che il mondo assisterà a nuove e più complesse modalità migratorie. La vita diverrà sempre più insostenibile in molte parti del pianeta per i cambiamenti climatici, i disastri naturali e il divario crescente tra coloro che emergono vincitori e coloro che invece soccombono nel processo di globalizzazione indurrà altri milioni di persone a cercare un futuro fuori dal proprio paese. I migranti lasciano le proprie case perché non sono più in grado di sopravvivere, per i conflitti armati, per le persecuzioni, e così si trovano a viaggiare stipati su imbarcazioni derelitte e sovraffollate. I movimenti cosiddetti irregolari hanno indotto molti stati ad erigere nuove barriere per impedire l'accesso ai cittadini stranieri. Ma la cosa più assurda è che la maggior parte dei paesi ha riconosciuto che esiste il bisogno di permettere ai beni, ai servizi, ai capitali, alle informazioni di circolare liberamente fra gli stati. Ma i governi mostrano timore nell'applicare lo stesso principio ai movimenti di persone, anche se hanno un bisogno evidente di manodopera immigrata. Gli stati, oltre a reprimere questa attività, dovrebbero prendere in considerazione l'apertura di nuovi canali per l'immigrazione legale ed espandere i programmi già esistenti. Perché è un'illusione pensare che il numero di queste persone possa diminuire. Il 19 ottobre 2003, la notte della fine di un viaggio per il più senza ritorno, ha rappresentato l'inizio per me. Meglio, l'iniziazione ad un mondo che fino a quel momento avevo sentito lontano. Gli sbarchi che inevitabilmente facevano parte della mia quotidianità, da quando mi ero trasferita in Sicilia, continuavano a lasciarmi indifferente.
da quella notte non è stato più così. L'incontro con quegli uomini e quelle donne ha sancito la fine della mia troppa lunga età dell'innocenza. Senza di loro non so quando e semmai avrei aperto gli occhi. Le prime avvisaglie, un peschereccio aveva avvistato un barcone con centinaia di persone a bordo. Soltanto dopo la mezzanotte realizzammo che doveva essere successo qualcosa di molto più tragico del solito. Nessun naufragio, l'imbarcazione avvistata era intatta, eppure i numeri che circolavano erano quelli di una strage. Più di 80 persone morte durante la traversata dalla Libia a Lampedusa. Come si può morire in mare senza naufragare? La verità sarebbe venuta a galla pian piano dai frammenti dei ricordi dei pochi sopravvissuti. 14 successivi. Com'è possibile finire all'inferno anche da vivi e che per entrarvi non è necessario commettere peccati, basta essere nati nel posto sbagliato al momento sbagliato. Crocevia di un mondo che termina proprio qui. È proprio quella spiaggia che lascia vedere lo spazio di un desiderio condiviso, quell'altrove immaginato che ognuno vuole per sé. Ma una volta immersi i piedi nella sabbia di quella spiaggia, non sempre il sogno si trasforma in realtà. Molti arrivano e alcuni se ne vanno, portando con sé piccoli pezzi d'Europa con cui ravvivono il desiderio di andarsene a chi invece è rimasto. Yeah.
promesso a lui. Papà, ma è tutto pieno, non ci staranno! Ci staranno, c'è sempre posto per chi paga il viaggio. Dietro al furgone apre il portellone senza finestrini. Le mani dei ragazzini mi prendono per i fianchi e mi buttano dentro. Non si vede nulla. Muovendomi come un gatto, calpesto solo braccia e gambe. Nessuno parla. Si sente solo il soffio ritmato di 10, 20, 50 respiri, o forse più. Il motore riparte al quarto tentativo. Si aggirano braccia in cerca di un appiglio. Al buio, al caldo, all'odore, alla mancanza d'aria si è aggiunta la polvere fine che entra dalle vetture. Si sente sulla lingua, negli occhi, tra i denti. Si spacca il portellone. Scendete e mettetevi alle mie spalle. Tutti i passeggeri sono in ginocchio, accovacciati dentro il gommone. Solo una ragazza è seduta ancora sul bordo della prua e fa una grande fatica a non cadere in acqua. Davanti alla prua sale un muro d'acqua, un'onda gigantesca inghiotte la prua, ricopre di bianco le schiene dei passeggeri, si schianta su tutto il gommone, c'è addosso. Le onde gigantesche si affacciano al bordo del gommone, trascinandoci nel vuoto. E ogni volta aprono un vuoto anche nello stomaco. Tu qui non puoi stare, qui la prua deve essere libera, se no affondiamo. La ragazza lo guarda senza espressione. Di dove sei? Turchia, Afghanistan, Kurdistan? Kurdistan, Kurdistan! Alzati! La ragazza kurda smette di sorridere. Bisogna alleggerire la prua, basta una sola persona, allora... Gli occhi di tutti i passeggeri puntano il spiaggio. Allora? Nessuno vuole prendere il posto di questa ragazza del Kurdistan? Nessuno? Mi spiace per te, ma devi scendere. Alzati! Sento solo le voci, i rumori, un urlo! Il gommone si infila verso destra, il piasto senza respiro è smorzato da un tonfo nell'acqua. L'urlo sei dal mare ora, una voce disperata, la stessa parola, breve, incomprensibile, ripetuta fino a svanire. Borbottio dei motori cresce, ti trasforma in un rombo potentissimo. Il gommone accelera e gli spruzzi d'acqua salata tornano a frustarci le guance. Sulla prua non c'è più nessun passeggero. Abbiamo visto morire più di 80 persone, una dopo l'altra. Tra i ragazzi che si davano per vinti e decidevano di buttarsi in mare, ce n'era uno al quale tenevo più degli altri. Fino all'ultimo momento l'ho implorato di non farlo, l'ho rassicurato in tutti i modi. E se ci salvano, perché devi negarti questa possibilità? Ma lui era già in mare, nuotava. Non hai il diritto di toglierti la vita! Il ragazzo, allora, ha provato a tornare indietro. Con le poche forze rimaste gli è riuscito a fare 2-4 bracciate. Poi, sopraffatto dalla fatica, si è fermato. È rimasto immobile, a galleggiare, la testa fuori dall'acqua. Continuate tranquilli il vostro viaggio! Cercate di resistere! Non preoccupatevi per me! Vedrete, non sarà stato tutto inutile! Si ricorderanno di noi! Un giorno qualcuno racconterà la nostra storia!
immigrazione, sbarco nella Lockheed. Lampedusa, soccorsi 31 clandestini. Sfruttamento immigrati, 2 arresti. Sicilia, 321 immigrati sul barcone. Grecia, annegano 3 clandestini. Tratta di badanti, 2 arresti. Pantelleria, barca con 4 immigrati. Lombardia, straniero, un abitante su 10. Immigrazione, Lampedusa, 17 migranti. Lampedusa, sbarcati 16 clandestini. Immigrati salvati da nave della Marina Militare. Immigrazione, 2 sbarchi a Lampedusa. Immigrazione, SOS da Pantelleria. Soccorsi 230 immigrati a Lampedusa. Clandestini, a Lampedusa soccorso barcone con 28 immigrati. Barca con 28 clandestini, un morto. Lampedusa, sbarcati 300 clandestini. Immigrazione, 3 barchi a Lampedusa. Libia, negati 7 clandestini. Lampedusa, sbarcate 220 persone. Malandato. Solo una volta vicino alla nave, gli uomini dell'equipaggio si trovano davanti la scena infernale che non avrebbero mai voluto vedere. All'improvviso si palesa una manciata di corpi sdraiati per terra, apparentemente inanimati. Rotolano da un lato all'altro su quei 12 metri di legno. Sul Sant'Anna cala il silenzio. Il secondo SOS della Guardia Costiera di Lampedusa ha un sapore completamente diverso. Sono in 4, dice in tono concitato il capitano. Ci sono 4 persone a bordo, cioè sembrano di più, ma si muovono solo in 4. Gli altri riteniamo che siano morti. Gli altri? Quanti altri? Chiedono da Lampedusa. Un numero imprecisato, comunica alla fine il comandante. Numero imprecisato, ma non superiore a 30. Oh,
Gli alberi hanno radici. Gli uomini hanno le gambe. Le gambe non sono interrate. Le gambe si muovono. Tutta la questione dell'identità del migrante può essere racchiusa in questa frase, ma non solo la questione dell'identità. Il fatto di avere gambe che si muovono e le radici in testa può essere concepito come la condizione stessa della storia e del costituirsi della società umana. Si muovono le gambe e insieme si muovono, cioè cambiano, le radici, l'identità. Il problema dei 200 milioni di migranti che si muovono nel mondo è una delle questioni decisive. Dal modo in cui si affronteranno i problemi dei migranti nel mondo potremo capire verso quali riti si approderà. Se verso società aperte, in comunicazione e cooperazione tra loro, o verso società chiuse, al loro interno e verso l'esterno. Ed è a questo punto che ci occorre recuperare quelle radici in movimento, oppure il movimento di radici, come un elemento fondamentale al costituirsi di società aperte ed interculturali. Barcone stracolmo di cadaveri, forse avreste capito meglio, perché qui le cose, le notizie, le chiamate così, no? Devono scioccare per essere ricordate, anzi, devono scioccare per diventare notizie. Purtroppo sulla nostra barca di cadaveri ne erano rimasti una quindicina al massimo, troppo pochi, vero? Sono l'unica giornalista televisiva rimasta a Lampedusa. Sembra che più di 80 persone siano morte nel tentativo di raggiungere le nostre coste. Non c'è stato nessun naufragio, però. L'imbarcazione sembrerebbe intatta. In 14 sono sopravvissuti e stanno facendo rotta a bordo di una motovedetta della capitaneria di porto. A bordo del barcone sono rimasti una quindicina di corpi trovati privi di vita dai soccorritori. Ma come sono morti se non sono naufragati? Già, come? Non è ancora chiaro. Nessuno dei sopravvissuti è in grado di camminare. I soccorritori devono salire a bordo per sollevare i corpi. Tra questi un ragazzo di non appena 20 anni, come gli altri, è ridotto a un cumulo di pelle e ossa. Il viso scavato, dal quale spuntano soltanto le orbite degli occhi. Con difficoltà, fa segno di vittoria con le dita. E con un filo di voce dice: viva l'Italia!
Thank you.